della tua edicola? Ma allora, tieni conto, io vivo e ho l'attività nella circoscrizione 1, che è quella più centrale di Torino, che è l'unica tra l'altro dove Fassino ha preso più voti dell'Appendino, perché sulla circoscrizione 1 ha preso il 60%. E quindi la maggior parte dei miei clienti non sono così soddisfatti del risultato. Poi man mano che ti allontani dal centro, quindi quando ti sposti verso le periferie, il discorso cambia. E questo secondo me è il primo dato che deve fare riflettere. Ne parlavamo ieri con Lello, certo. Bravo, esatto. Come già diceva Lello ieri, non si può non notarla questa cosa. Soprattutto sulla periferia nord, dove queste hanno avuto i risultati migliori. E è vero, è la parte più problematica di Torino, sono zone comunque che sono state abbandonate per lungo tempo, ci sono un sacco di problemi sia di sicurezza che di infrastrutture, soprattutto in questa zona il piccolo commercio è praticamente morto, ci sono vie intere dove non c'è più un negozio aperto, per intenderci. Quindi sicuramente in queste zone qui il voto è stato assolutamente di protesta. Poi non credo sia stato solo un voto di protesta, questo qua, perché questo è stato anche un voto di cambiamento, no? Quindi i cambiamenti sono sempre positivi. E la cosa che a me personalmente un po' inquieta è che qui a Torino la nostra sindaca ha vinto comunque con i voti della destra. Della destra, anche quella un po' più becera, che io da antifascista convinta quale sono, temo sempre abbastanza. E quindi ci dovrà fare un pochino i conti, no? Perché penso che nessuno regali niente. E quindi bisognerà poi vedere un po' quando non gli verranno al pettine su tutta una serie di temi, cosa deciderà di fare. Ma non sono, però non sono stati voti chiamati. Scusa? Non sono stati voti chiamati dal Movimento 5 Stelle? No, questo no. Assolutamente no. No, assolutamente no. Anche se comunque, come dire, non hanno i contatti, i rapporti con tutta una serie di associazioni più o meno culturali, ci sono comunque stati. Quindi non li avranno chiamati a gran voce, però insomma. qualche discorso l'avranno anche fatto e non lo so, sono un po' curioso anche di vedere questo, sicuramente insomma, la cosa che sia una giovane donna è positivo, perché insomma l'arco ai giovani ci mancherebbe, ogni tanto svecchiare un pochino fa anche bene, e sono un po' l'incognita, cosa vuoi che ti dica, io per quanto mi riguarda non l'ho votata e quindi sono, come dire, della parte di quelli che sono lì pronti a fare le pulci e a vedere come si comporta, poi se tutto funziona bene sarò la prima a essere felice. Per quanto riguarda le tue scelte, diciamo così, personali, certo. Poi però c'è una parte importante. Cioè, esatto, tu... bravissimo, volevo arrivare vai, lì vai, appunto. Perfetto. E quindi allora adesso parte il discorso politico, parte quello sindacale e qui cambia tutto perché si fa sindacato, gli interlocutori li sceglie in base alla disponibilità, in base a quello che possono offrire, a quello che sono disposti ad ascoltare, quindi noi, come tu ben sai, avevamo in piedi un discorso anche importante con l'assessorato alla viabilità e col comune e ovviamente sarà nostra cura, appena sapremo chi è l'assessore alla viabilità, perché ancora credo che non sia stato nominato, almeno fino a ieri non si sapeva ancora, e chiederemo un incontro. Anche perché noi abbiamo in piedi questo discorso col gruppo Bolloré e vogliamo un po' capire, ormai i lavori sono avviati, quindi
penso che questo progetto continuerà, anche perché il gruppo Bolloré è un gruppo privato, ha vinto un appalto europeo, quindi i lavori continuano. A noi comunque premeva mantenere il contatto con l'istituzione, perché per usare un termine del mio caro amico Lello, a dirtela tutta, Fabio, è la prima volta che i sindacati di categoria torinese riescono ad avere un contatto di questo tipo con l'istituzione, con il comune, e sarei molto felice di poterlo continuare e eventualmente rafforzare. Allora, c'è come dire, un elemento positivo e un altro di incertezza. Stiamo ragionando insieme, per carità. Sì. Allora, l'elemento positivo è che sarà l'occasione per saggiare davvero quanto il Movimento 5 Stelle, o comunque Chiara Appendino, la nuova sindaca, hanno in testa un'idea nuova di città, in cui appunto un ruolo di un certo rilievo, non dico importantissimo, ma insomma di un certo rilievo lo possono giocare le edicole, nel modo in cui ce lo siamo sempre detti, insomma, se c'è volontà di confronto si può aprire un mondo. Il punto messo sulle centraline elettriche può costituire una buona e ottima carta di presentazione, perché dimostra tangibilmente come gli edicolanti stanno facendo degli sforzi concreti per pensarsi dentro una nuova dimensione. Dall'altro lato è pur vero che c'è nei confronti della carta stampata un atteggiamento di pregiudizio, no? A dire notevole sì. E cioè a dire vabbè, quello è un mondo che va scomparendo, quindi chi porta la bandiera del nuovismo, quale appunto i 5 Stelle, certo, potrebbe avere questo atteggiamento di sufficienza e di distacco, e questo non predispone, anzi proprio chiude quelle poche porte aperte ad una riflessione comune. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe studiare un po' una strategia. Chiaramente hai sul tavolo l'offerta della nostra collaborazione, quindi la radio da questo punto di vista potrebbe essere un ottimo partner, come già si è verificato, per poter aprire un confronto su questo, e cioè far passare il messaggio che non è detto che se la carta stampata è in crisi, come ci dicono tutti i mesi i dati sulle vendite, e poi dopo appresso alla carta stampata debbano rovinare anche gli edicolanti. Certo. Ecco, certo, e quindi certo. È proprio nella dimensione locale, no, Manuela? È proprio nella dimensione, sì, locale, che bisogna riscoprire, reinventare una cosa, e quindi se davvero c'è, tira quest'area di rinnovamento, sarà l'occasione buona. E poi certo, come si diceva anche in altre sedi, insomma, i comuni che sono stretti nella legge di stabilità e i comuni che vogliono svoltare devono dare un segnale chiaro proprio da quel punto di vista lì, ovvero non è che si devono considerare il bilancio come una cosa che non esiste, però dare un segnale di preciso a dire che sul bilancio ci si può mettere le mani e si possono fare dei progressi, proprio da chi si propone come novità deve arrivare qualcosa di più concreto. Ecco, non so se condividi questa impostazione e quindi che cosa immaginate. Tieni presente, Fabio, ti aggiungo anche questo, che soprattutto sul pezzo che riguarda la cultura, l'Appendino è sempre stata assolutamente battagliera e aggressiva in senso, se vogliamo, negativo, perché moltissimi suoi interventi in consiglio comunale sono stati sempre contro le iniziative della precedente amministrazione su tutta una serie di manifestazioni, adesso si dicono sul Festival Jazz, per intenderci, che lei sosteneva fosse uno spreco inutile di denaro in quanto non c'erano reali ricadute positive sulla città. Le fondazioni, tra cui a Torino sono tutta una serie di fondazioni che sono emanazione dirette del comune, i musei, non so, il Museo del Cinema,
piuttosto che tutta un'altra sera, sono tutti legati a doppio filo col comune, e lì sarà un mezzo terremoto se lei continua con la linea che aveva in precedenza. Guarda, in campagna elettorale lei di cultura ha parlato pochissimo, quasi niente, e da quello che è, appunto, almeno negli anni in cui è stato in consiglio comunale, l'ha sempre considerato un po', come dire, uno spreco di denaro, investire troppi soldi su manifestazioni grandi, su eventi che potessero comunque. E questa cosa un pochino mi preoccupa, sinceramente, perché per carità è vero che non si vive di sola cultura e tocca magna, però uno comunque dei fiori all'occhiello di Torino negli ultimi anni è stata anche la varietà della proposta culturale che avevamo messo in campo. E io poi, lavorando in centro città, magari l'ho avverto di più dei colleghi che sono in altre zone, il turismo a Torino negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, ma è anche un turismo di un livello culturale abbastanza elevato, perché non è che la gente viene solo a farsi la passeggiata e andare sulla Mole, vengono appunto per i vari festival che ci sono, cioè abbiamo un museo del cinema che è una meraviglia, un museo di a quanto pare, io ancora non sono andata dopo che l'hanno ristrutturato, è diventato una zona review. Quindi proprio così, andare come un caterpillar su questa roba qua un pochino mi preoccupa. Uno dei progetti che noi avevamo, che volevamo mettere in campo, era anche quello di proporre al comune rete delle edicole come veicolo per cassa di risonanza poi per tutti gli eventi che il comune potesse organizzare, e quindi non lo so, vedremo dove andremo a parare. Bene, allora riproponiamo quindi questo schema, diciamo così, duale: da una parte l'azione politica di confronto del Sinagi, dall'altra la radio, per tentare proprio di far capire come il confronto viene aperto, sì, in nome di interessi concreti, ma anche per cercare di far passare una nuova idea del circuito delle edicole, della rete delle edicole nel contesto urbano, nel contesto metropolitano. Le edicole, da questo punto di vista, possono diventare partner di rinnovamento sia amministrativo sia anche, come giustamente tu hai messo in evidenza, culturale. Tra l'altro, a Torino, come ha già messo in evidenza Lello in uno degli ultimi collegamenti, c'è proprio questo handicap, se vogliamo, cioè che tutta questa vivezza culturale, che pure è importante, è però relegata fortissimamente nelle zone centrali. Le edicole potrebbero essere, da questo punto di vista, un veicolo proprio per portare fuori il messaggio, tentare di portare fuori il messaggio culturale e portarlo appunto nelle periferie, e fare in modo che questa macchia d'olio si allarghi effettivamente oltre il circuito del, chiamiamolo insomma, del centro storico. Allora, Manuela, siamo quindi al secondo argomento, cioè capire un po' sul resto della partita sindacale come sta andando, perché appunto, tra l'altro, la zona di Torino è interessata di Torino e del Piemonte, è un po' nell'occhio del ciclone per una delle ristrutturazioni più importanti del settore dell'editoria, che è quella di Stampa e Repubblica. Quindi capire un po' che cosa si dice da questo punto di vista, perché si parla molto di RCS, poco di Stampa e Repubblica, ma i motori ormai sono caldi, quindi arriveranno anche lì le prime decisioni. Sì, sarebbe, infatti adesso vedremo, insomma, non mancherà più molto, no? Che i droghi dovranno venire al pettine, vediamo cosa succede. Guarda, su Stampa, che insomma, noi ovviamente essendo qui abbiamo rapporti più diretti con quello che poi è il DL Todisca, l'emanazione della Stampa. Qualcosetta è già un po' cambiato, perché qualche funzionario hanno iniziato a spostarlo,
e quindi questo già è sintomo di che certo. qualcosa stanno riorganizzando. Hanno, se possibile, ancora di più ridotto gli investimenti, i miserissimi investimenti che facevano